Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi vedremo come aggiungere un'ombra ad un primo piano utilizzando GIMP, che è un programma di fotoritocco che è gratuito, si può scaricare da internet gratuitamente ed è open source. Allora facciamo subito il caricamento, apriamo e carichiamo questa immagine PNG di questo splendido bassotto, il bassotto Sergei. Allora, noi dobbiamo fare praticamente prima l'effetto ombra e poi creare anche l'effetto supernova, che è una specie di scintillio che viene creato da questa parte qui, praticamente dalla parte in cui guarda il bassotto. Per creare l'effetto ombra bisogna andare nel menu filtri, poi si va all'interno di luce ombra e si fa proietta ombra. Allora, dato che la luce proverrà da in alto a destra, noi l'ombra dovrà proiettarsi verso sinistra. Ecco perché nel campo X noi aggiungeremo un meno, per esempio meno 20, perché dovrà andare verso sinistra. Lo spostamento Y possiamo fare ad occhio 50, raggio di sfocatura 50, il colore nero. Togliamogli qui il segno di spunta da permettere il ridimensionamento dell'immagine, perché noi vogliamo che l'immagine resti così. Facciamo una prova se questi valori sono corretti. Vediamo che questo tipo di filtro in realtà che cosa fa? Aggiunge un nuovo livello. Se noi togliamo l'occhietto dal livello, vedete che l'ombra che cos'è? Non è altro che un nuovo livello trasparente, in pratica è un nuovo livello trasparente con solo l'ombra del bassotto Sergei, vedete? Poi se uno verifica che il dato XY non è corretto, per esempio può prendere lo strumento sposta, prende il fotogramma, praticamente il livello dove c'è il cane, e lo sposti a destra e a sinistra, e quindi questo può cambiare senza rifare l'effetto. Quindi abbiamo detto, siamo andati semplicemente con filtri, luce ombra, e siamo andati nel pannellino proietta ombra. Qui abbiamo messo meno 20, perché dato che il bassotto è rivolto verso destra e la luce arriverà da destra, praticamente l'ombra si doveva materializzare ovviamente dietro. È un po' una forzatura dal punto di vista del fotoritocco, perché se vedete questa immagine in realtà al bassotto la vera luce gli arrivava da sinistra quando abbiamo fatto la foto, e l'ombra e la testa è un pochino più in ombra. Ma adesso noi che cosa faremo? Dopo che si sono creati questi due livelli, in questo livello là, qua andremo su filtri, luce ombra, e sceglieremo supernova. Supernova non è altro che questo puntino di luce, questo pallino molto luminoso che, diciamo, getterà della luce sul muso del cane. Sembrerà che il cane guarda da quella parte. Vogliamo anche scegliere un colore un pochino magari più chiaro, facciamo così e schiariamo la supernova. Lasciamo questi dati che ci vanno bene, aspettiamo, e vedete che è venuta la supernova. Stringiamo un pochino il pannello per vedere, se no non si vede, ed ecco che la supernova sembra che il cane guarda la supernova, e c'è anche questo effetto di luce. Per completare il fotoritocco possiamo aggiungere, tasto destro, un nuovo livello ancora e scegliamolo in trasparenza, lo spostiamo sotto e togliamo la visualizzazione da questi livelli. Ci possiamo mettere, ad esempio, vogliamo mettere un gradiente. Vediamo che con questo tipo di visualizzazione non si vede molto bene. Scegliamo un gradiente, vediamo qualcosa che ci piaccia. Scegliamo questo qua, l'alluminio spazzolato, no? Brushed aluminum spazzolato. Vediamo come viene, perché la luce deve venire da destra verso sinistra. Vediamo, facciamo una prova con Ctrl, si blocca, diciamo, la retta per farla precisa. Vediamo, può andare anche bene, riproviamo, facciamo Ctrl Z, facciamolo più corto per avere, ecco qua, vediamo come viene. Ed ecco che, diciamo, è una specie di effetto un po' strampalato, però viene un bassotto che sta, no, guardando questa supernova sopra un alluminio spazzolato con l'ombra, che vediamo praticamente è stata creata in un nuovo livello. Quindi qui noi abbiamo tre livelli: il bassotto in PNG, no? Che è 1024x576 pixel con lo sfondo trasparente. Poi il secondo livello è stato fatto con il filtro luce ombra ombra, mettendo il meno sulla Y perché noi volevamo, sulla X perché volevamo che andasse a destra. E il terzo livello noi ci abbiamo messo semplicemente un gradiente da grigio a bianco, chiamato appunto alluminio spazzolato. Se noi li clicchiamo tutti e tre, si vedono tutti e tre gli effetti. A questo punto che cosa facciamo? Facciamo tasto destro
appiattisci immagini ed ecco che si trasforma in una sola immagine. Se vogliamo salvare il progetto, facciamo file, salva, salva con nome. Se vogliamo immediatamente l'immagine, facciamo esporta come e ci scriviamo Bassotto Sergei Supernova con l'effetto Supernova e ombra e poi facciamo invio, facciamo esporta. Gli diciamo che non lo vogliamo comprimere perché vogliamo il massimo della qualità. Andiamo a vedere la differenza. Questo fotoritocco è molto semplice. Doppio clicchiamo il bassotto normale con sfondo trasparente. Noi i quadrettini grigio scuro e grigio chiaro sono lo sfondo trasparente nel PNG. Quindi, se volete lo sfondo trasparente, la trasparenza, bisogna usare il formato PNG. Il JPEG non è la trasparenza. Andiamo a destra ed ecco questo è l'effetto. Diciamo ombra supernova, vedete che l'ombra si sviluppa verso sinistra perché questo punto di luce è qui alla sua destra. Grazie a tutti per aver visto questo video fino alla fine, vi saluta il Bassotto Sergei al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.